Buongiorno, questa è l'edizione di Mattino 6 di giovedì 6 giugno 2019, pronti per sfogliare le pagine dei quotidiani locali e nazionali. Iniziamo la nostra rassegna come sempre con le prime pagine locali, iniziando dalle quattro edizioni del centro. Qui siamo sull'edizione di Pescara. Riviera pericolosa, due feriti gravi in rianimazione, un 78enne che attraversava e un motociclista. Sotto la testata, rischio sanzioni, l'Unione Europea boccia i conti italiani, critiche a reddito e quota 100. Scendiamo e vediamo un paio di richiami. Autostrade A24 e A25, i sindaci abruzzesi alla Camera contro il caro pedaggi, i sindaci snobbati dai parlamentari sui maxi salassi in A24 e A25, la moratoria scade a fine mese. Se non interverranno novità, le tariffe saliranno al 12,89%. Ieri nuova mobilitazione a Roma. E poi per il lavoro, iper discount, assumono 2.000 posti in Abruzzo e fuori, sono tantissime le posizioni aperte nella grande distribuzione che offre opportunità di lavoro stagionale ma anche posti stabili e possibilità di carriera. Certo, in molti casi bisogna essere disposti a trasferirsi. A centro pagina la fotonotizia, i vescovi a Marsiglio, sì all'accoglienza dei profughi, incontro sulle priorità in Abruzzo. E poi ancora di spalla l'annuncio del sindaco, il sindaco è quello di Pescara, il neosindaco Carlo Masci, macchine al posto del mercato etnico. E poi dopo il voto Città Sant'Angelo, ecco la giunta Perazzetti. Per lo sport di Serie B, il nuovo corso del Pescara, Zauri si presenta. Ieri pomeriggio c'è stato l'annuncio ufficiale che era oramai atteso, diciamo Zauri è il nuovo allenatore del Pescara. Questa mattina ci sarà la conferenza stampa di presentazione. E poi ancora sigarette in ospedale, scattano le multe a Pescara, blitz dei NAS tra i reparti, sanzionati un addetto alle pulizie e due visitatrici. Il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, 14 ore per salvare una vita. Andiamo sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro, ecco l'apertura, piscina in quattro sotto accusa per frode a Chieti, polizze irregolari per la gestione dell'impianto. Nei guai anche Puddu. E poi di spalla vediamo questi richiami, Chieti, rifiuti a fuoco nella sua ditta, Bellia indagato, l'imprenditore Fabrizio Angelo Bellia, teatino di 59 anni, è indagato con l'accusa di incendio colposo per il rogo divampato la scorsa settimana nella sua azienda di rifiuti non pericolosi, l'Iron Metal di Chieti Scalo. E poi a Francavilla al Mare, scuola in lutto, addio al preside Palazzoli. Francavilla piange il professor Antonio Palazzoli, scomparso ieri a 83 anni nella sua abitazione di via Ventino, originario di Lanciano. Palazzoli è stato prima professore e poi preside della scuola Michetti per oltre 20 anni. Oggi i funerali a San Salvo e Pilkington, terzo incontro sui 55 esuberi. E poi sotto la fotonotizia leggiamo: cantoniere assenteista, inflitti 8 mesi a Lanciano, capo dei manutentori stradali condannato per 4 episodi su 15, chiesti 5 anni. L'edizione teramana del centro, saltata la trattativa per lo stadio, niente accordo, Iachini Cantagalli in bilico la sorte del Teramo Calcio. A tal proposito alle ore 10 ci sarà la conferenza stampa dell'imprenditore Franco Iachini, che dirà la sua versione su questa trattativa. Ieri sera invece era stato diramato un comunicato dalla Cantagalli Appalti. Vediamo ora di spalla Teramo, il comune apre uno sportello per il lavoro, non sarà la riedizione dell'ufficio di collocamento né un doppione del centro per l'impiego. Lo sportello che il comune aprirà con la collaborazione economica della Fondazione Tercas avrà innanzitutto una funzione sociale. A Tortoreto, qui siamo alla cronaca, molesta bimbo, anziano sotto processo, la procura lo accusa di aver baciato in bocca un bambino di 8 anni in un supermercato di Tortoreto. La difesa ricostruisce diversamente e allega alla memoria documentazione medica per sostenere che l'imputato soffre di Alzheimer. Giulianova, ballottaggio e scontro sugli ex assessori. E poi leggiamo ancora da Alberto, pochi 15 tecnici all'ufficio speciale per la ricostruzione, Teramo per il sindaco la legge regionale ok, ma dovrebbero essere almeno 50. Edizione aquilana del centro, l'apertura, tasse da restituire, c'è la proroga, l'Aquila sollievo per 124 aziende, il termine allungato al 31 di dicembre. E poi
di spalla, freddo a maggio, bolletta extra di 700 euro nel progetto case, le continue proroghe concesse con le ordinanze del sindaco Biondi per il prolungamento dell'accensione degli impianti di riscaldamento a causa del freddo anomalo nel mese di maggio costeranno circa 700 mila euro soltanto per il progetto case. Ad Avezzano finisce in coma, arrestato l'investitore, un 42enne gestore di un ristorante, è in coma dopo essere stato travolto da un'auto. Il conducente, positivo ai test su alcol e droga, è stato arrestato. L'incidente è avvenuto sotto gli occhi di moglie e figlio del ristoratore. A Castel di Sangro, ladri in comune, spariscono soldi e carte di identità. E poi, sbranato dai cani, imputata patteggia all'Aquila, concordati 8 mesi, i familiari della vittima chiedono 1 milione di danni. E andiamo ora sulla prima pagina del Messaggero Abruzzo, che apre così: rogo in clinica, caccia alla verità. Sopralluogo decisivo dei vigili del fuoco del NIAT ieri a Villa Serena, acquisiti reperti preziosi per la conclusione delle indagini. Fumo in corsia, 3 persone multate dall'ospedale di Pescara. E poi andiamo sotto la testata a Roccaraso, video virale, l'orso a spasso per il paese, diventa una star. Serie B, Delfino, inizia l'era di Zauri, l'allenatore oggi al debutto. E poi il basket, l'Amatori che conquista i tifosi. E Roseto ingaggia l'Atten, la squadra last minute di Pescara davanti a migliaia di supporter compie l'impresa. Intanto gli squali anticipano tutti con un acquisto a sorpresa. E poi di spalla, controsenso, il giornalismo si interroga a Tagliacozzo, il festival entra nel vivo, oggi ospiti illustri e dibattiti. E andiamo ora sulla fotonotizia, armi e procure, intesa contro le mafie, festa dei carabinieri ieri a Chieti, l'intervento del generale Cerrina. E poi cantoniere furbetto condannato per assenteismo a Lanciano, 8 mesi per truffa al dipendente della provincia, cadono il peculato e il falso. E poi in basso l'Aquila, lavoro ed export, l'economia soffre 10 anni dopo il sisma. Andiamo ora sulla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, arenato l'affare Teramo Calcio, Iachini irremovibile sull'offerta per lo stadio, per Cantagalli è troppo poco ma è disposto a trattare. Andiamo sotto la testata, Val Vibrata, nuovi mezzi e 30 assunti in poliservice, sblocca cantieri al voto, Gran Sasso per Toninelli, è tutto risolto. E poi la fotonotizia, nuovo liceo artistico, scuole a settembre, tutto come prima, il punto su Delfico, Comi, Einstein, Marino e Pascal. Poi ancora verrà demolito e ricostruito con i fondi del sisma. Una serie di richiami intorno alla fotonotizia. Intanto sul fronte fusione Camera di Commercio, la fusione tra Teramo e L'Aquila va compiuta, sono le parole dell'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo. E poi ancora la politica teramana dopo il bilancio, la possibile aggiunta. E poi ancora l'intervista, ho progettato le Ferrari e le Maserati col metodo Delfico. A Roseto degli Abruzzi approvata la variazione di bilancio. Andiamo a piedi pagina, in prefettura ieri una riunione, spiagge sicure in 5 comuni della costa. E poi l'intervista, le lotte di potere nella Roma dei Re, nel romanzo di Emma Pomiglio. Lasciamo i quotidiani locali, andiamo ora a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali e partiamo dal Corriere della Sera. Salvini, accuse a i giudici, l'Unione Europea richiama l'Italia sul debito, rischiate la procedura. Tria, trattiamo la lista del Viminale con i magistrati che hanno criticato il governo sui migranti. La replica, dossieraggio. E poi sotto la testata Humanitas Rocca, un'altra sfida, nasce il primo corso per medici ingegneri. E poi ancora, scendiamo, Conte e l'ipotesi di missioni, non ho sciolto la riserva, attendo fatti dai miei vice. Poi di spalla la svolta nella notte, FCA ha ritirato l'offerta a Renault, l'offerta di la proposta di fusione. E poi la foto notizia centropagina, celebrare il D-Day con 300 veterani dopo 75 anni, 16 capi di Stato per il ricordo dello sbarco in Normandia. E poi
Sempre di spalla, avvertenza alla Whirlpool, ex Ilva Knorr, la crisi, i tagli, il tetto al 5 per 1000 se si scredita il terzo settore. Proseguiamo ed ecco la prima del Fatto Quotidiano, ma lo sapete che il caso CSM è targato PD, dietro lo scandalo toghe sporche, quattro giudici sospesi per contatti con i Dem, Lotti e Ferri, Roberti spara, Zingaretti fa lo gnorri. Poi in basso leggiamo: i due si frequentano dal 2014, la procura di Milano indaga sui rapporti Lotti, Amara, Eni. E poi Centofanti non è legato solo a Palamara ma pure a Zingaretti, leader indagato, fondi illeciti. E poi alcuni richiami: l'infrazione UE, l'Europa all'Italia, debito eccessivo, metà del PD, metà dei gialloverdi. Non solo Fazio, ecco i compensi dei Big Rai, il tetto dei 240.000 euro non vale per tutti. Proseguiamo e siamo sulla prima di Repubblica, che apre così: pagano gli operai, il lavoro all'Ilva, 1.400 in cassa integrazione, quasi 300.000 persone oggi rischiano il posto in tre mesi, nei loro stipendi 272 milioni in meno. L'Unione Europea contesta all'Italia il debito eccessivo, Dombrovskis, niente flat tax, serve manovra bis, Conte no al disastro, non sciolgo la mia riserva. E poi sotto la testata leggiamo appunto dell'avvio della festa annuale di Repubblica, la Repubblica delle Idee, dal 7 al 9 giugno a Bologna. Il programma al via con il racconto delle vite partigiane, il fascismo, i muri, il dovere della storia, grandi incontri a ingresso gratuito e i personaggi da Fazio a Mahmoud, tutto quello che fa spettacolo, show finale in Piazza Maggiore con la leggenda dei Queen. Di spalla questo caso che sta facendo molto discutere in questi giorni, viaggio nell'inferno di Noah, il buio di una scelta. E poi a centro pagina la fotonotizia con questa intervista: in Whirlpool come mio padre, se chiude non ho più nulla, parla una operaia, Italia Orofino, 47enne, qui nella foto con i due figli. E poi in basso stop alla fusione, interviene Macron, salta Renault FCA, il governo francese chiede più tempo, l'azienda di Parigi sospende il piano, Torino decide di ritirare l'offerta. E andiamo sulla prima di Libera. Ecco qui, Unione Europea, un club di cialtroni, dalle pagelle senza averne i titoli, la Commissione Europea. Multare l'Italia per il debito alto, eppure questo governo ha creato meno disavanzo dei precedenti. Bruxelles non ha punito Monti né Gentiloni, che verdetto vergognoso. E poi la foto notizia centro pagina: caro Conte, sveglia, il tuo Vietnam è qui, premier in estremo oriente, se stava a casa si godeva Di Maio. E poi ancora in basso, Calenda è un fascistello da salotto TV, bocciato Confindustria, inutile. Andiamo sulla prima del Tempo, eccola qui: l'Europa ci impone un nuovo Monti, procedura di infrazione, la Commissione conferma la stangata all'Italia per il debito e chiede di tornare alla manovra del Prof, legge Fornero, spinta e tassa sulla prima casa, Ilva, Knorr, Whirlpool, dove mette le mani Di Maio, va a finire male. E poi il Tempo di Osho con questa foto dove il Premier Conte e il Commissario Europeo per gli Affari Monetari Moscovici guardano il ministro dell'economia Tria, il signorino quest'anno ha voluto il reddito di cittadinanza e quota 100, quindi è lui lo spendaccione nella ricostruzione, insomma, fatta dal Tempo di Osho. Di spalla lo sfogo del Dem Ansaldi, vigilo sulla Rai e vengo pure linciato dai miei. Andiamo avanti, siamo sulla prima del Messaggero, ecco l'apertura: stangata UE per quota 100, la Commissione, procedura per debito giustificata, ma l'Italia ha margini per evitarla, Conte, regole da cambiare, niente manovra bis, Salvini e Di Maio avanti su welfare e tasse. Sotto la testata, Buffon, addio al PSG, offerte da USA e Qatar, i tifosi della Lazio, vieni a giocare da noi. Di spalla le parole del vice premier Salvini, che ha
attacca le toghe, ecco chi mi boicotta sul caso migranti. E poi andiamo a centropagina, la fotonotizia di Day, sorrisi e veleni tra i grandi, il 75° anniversario dello sbarco in Normandia con le polemiche sui nazisti. Il Sole 24 Ore apre con le dichiarazioni di Pier Moscovici, per ora nessuna procedura ma servono i fatti, i conti sono pessimi, prosegue Moscovici, l'Italia è andata ben oltre i limiti consentiti, spetta al governo italiano dimostrare che la procedura può essere evitata. Le reazioni con le parole del Premier Conte: non ci sarà una manovra bis, parleremo all'Unione Europea. Il Vice Premier Di Maio: richiamo per debiti fatti dai governi PD. E poi il Vice Premier Salvini: confronto, ma l'obiettivo è il taglio delle tasse. La fotonotizia: Web TV boom da 8 milioni di abbonati. Bene Netflix e company, frenano le emittenti generaliste. Andiamo sulla prima pagina del giornale, l'apertura, scandalo giustizia, toghe e giornalisti, nuova Tangentopoli. Solo Palamara, ora spuntano soldi per altri giudici e nella cupola strani incroci di potere. Salvini mette alla sbarra i PM pro migranti. E poi lettera della Commissione europea, Bruxelles boccia l'Italia, ha violato le regole, stangata da 70 miliardi. A centropagina, aziende in fuga dall'esecutivo, il dado è tratto, la CNOR se ne va e l'Ilva manda a casa 1.400 dipendenti. Sempre a centropagina, l'esecutivo traballa, Conte schiacciato tra i suoi vice. Ora teme l'incidente in aula. Andiamo sulla prima del Mattino, l'apertura, quota 100, la stangata UE, Italia bocciata sul debito, le pensioni peggiorano, i conti rischio, procedura di infrazione, Conte, non faremo una manovra bis, Salvini e Di Maio, avanti su previdenza e tasse. Lo sport sotto la testata, il capitano azzurro Lorenzo Insigne dice a Napoli la bandiera sono io, Sarri un traditore. E poi in taglio medio la fotonotizia, Malika Ayane, stella dell'Universiade, la grande cantante alla cerimonia di apertura. E poi sempre in taglio medio, evasi da Nisida, il giallo delle celle aperte di notte, ispezione nel carcere minorile di Napoli, due ragazzi dovevano essere rinchiusi. Andiamo ora con la prima della Stampa che apre così, l'Europa divide Conte e Salvini, intervista al Premier, non sarò io a rompere con Bruxelles, il leghista, condizioni inaccettabili, la Commissione propone la procedura di infrazione contro l'Italia, non avete rispettato le regole sul debito. A centropagina la fotonotizia, la ferita inguaribile della mia meravigliosa amica Noa, la morte assistita e la scelta italiana. Andiamo avanti con la prima del Manifesto che apre così, il salta fossile, credo nel cambiamento climatico, nella giornata mondiale per l'ambiente il presidente americano mostra segni di cedimento sulle energie fossili, ma nessuno ci crede, l'unico cambiamento radicale è la retrocessione degli Stati Uniti in fondo alla classifica dei paesi virtuosi sulle politiche ambientali stilata dalle associazioni ecologiste internazionali. E poi sotto la testata Salvini stila la lista nera dei giudici sgraditi, il Viminale contro i tribunali che intralciano le politiche del governo sui migranti. La prima del Secolo, ecco qui, portatelo a casa tua, nigeriano spacca le teste di carabinieri e operatori sanitari, ma il giudice lo rimette in libertà. E poi i tre richiami a fondo, a piedi pagina, prove di unità a destra, patto, movimento per la sovranità, Fratelli d'Italia, Noa, tragedia post-umana, no all'eutanasia di Stato, TAV, Movimento 5 Stelle ora nei guai, contributo UE sale al 55%. E poi ancora, siamo sulla prima pagina della Verità, mentre il CSM è in piena bufera, il governo va alla guerra con i giudici, Salvini impugna le decisioni pro immigrati prese dai tribunali di Bologna e Firenze e poi mette tre magistrati nel mirino dell'Avvocatura di Stato, ideologicamente contrari alla nostra politica. E poi la fotonotizia, la corrispondente di Die Welt, paladina dei migranti, a libro paga di Leo Luca Orlando. In taglio medio, l'Unione Europea ci minaccia per indebolirci.
10 nel negoziato sul commissario. La richiesta della procedura di infrazione è un assist per Mattarella. E chiudiamo con l'Avvenire, che apre così: un fallo di rigore. Conte, no alla manovrina, li convincerò. Ora sfuma il miliardo per la famiglia, annunciata l'apertura della procedura di infrazione UE contro l'Italia per debito eccessivo. E poi ancora la fotonotizia che vediamo sotto la testata: in acqua, soccorsi all'ultimo secondo, si temono vittime. Tutto questo in Libia, risposta in ritardo all'allarme dell'ONG, oltre 700 persone intercettate in mare. Salvini critica i giudici sui migranti, fanno politica, si candidino. Torniamo alle testate locali e andiamo a sfogliare ora le pagine del Centro, pagina 2, argomento è quello dell'occupazione: 2000 posti nella grande distribuzione servono addetti alla cassa, i reparti alimentari, parrucchieri e barman, ma anche manager, ecco le opportunità offerte. E poi in taglio medio, aiuti alle famiglie, aumenta l'assegno di maternità per le lavoratrici autonome. E poi ancora siamo al caro pedaggi, in particolare per A24 e A25, pedaggi autostradali, torna l'allarme, aumenti. Sindaci e amministratori abruzzesi ieri di nuovo a Roma per protestare, con loro solo due parlamentari e tre consiglieri regionali di centro-sinistra. E la prossima settimana a Carsoli nuova riunione per decidere le iniziative da intraprendere per scongiurare il salasso. I primi cittadini assicurano lotta dura. E poi a piedi pagina le guardie mediche in sciopero da lunedì, astensione dal lavoro in provincia dell'Aquila per chiedere il ripristino delle indennità ambulatoriali. Pagina Abruzzo, ancora problemi nel mondo del lavoro, dell'occupazione. Febbo, Mercatone 1, stop al fallimento. L'assessore regionale incontra i lavoratori e si appella a Di Maio. Solo il blocco della procedura garantisce cassa integrazione e TFR. Febbo ha incontrato la dirigente dell'INPS regionale, Valeria Wittenberga, per discutere sulla questione degli ammortizzatori sociali. Vediamo a tal proposito il servizio del TG6. È il MISE che deve intervenire presso il Tribunale, perché se non c'è la revoca del fallimento chiaramente siamo bloccati su tutto. Sono diversi i temi urgenti sul tavolo aperto da Regione Abruzzo per la vertenza Mercatone 1, che solo in Abruzzo conta 3 punti vendita e oltre 100 lavoratori impiegati. Primo fra tutti l'accesso agli ammortizzatori sociali, appesi alla decisione del Tribunale sulla revoca dello stato passivo e al tavolo nazionale aperto al MISE. Per la CGL quella che stanno vivendo i lavoratori è una vera e propria emergenza sociale. Questi lavoratori vengono da anni di vicissitudini, vengono da anni cassa integrazione, vengono da una riduzione dell'orario di lavoro e quindi da uno stipendio part time, e oggi sono addirittura senza negozio chiuso, non maturano stipendio, quindi loro non hanno più risorse per andare avanti e c'è un problema, un'emergenza dal punto di vista sociale. Tenete conto che oggi non c'è stipendio e quindi dobbiamo assolutamente trovare soluzioni idonee, come siamo riusciti qualche anno fa. Purtroppo il problema si ripresenta perché le problematiche di caratura commerciale e produttiva in Italia sono quelle che tutti conosciamo e quindi le difficoltà sono anche oggettive. Poi c'è il tema dei TFR della vecchia gestione del Mercatone 1. In Abruzzo bloccati o peggio ancora anticipati e poi chiesti indietro ai dipendenti dall'INPS. Accendere i riflettori su tutti i tavoli a qualsiasi livello è sicuramente producente. È importante fare presto perché ogni giorno che passa i punti vendita restano chiusi, si creano maggiori problemi. Decisamente sì, in effetti è proprio questo, cioè qua il tempo veramente, come si suol dire, denaro veramente, perché essendo chiusi i punti vendita impoveriscono e comunque è sempre più difficile poi trovare un acquirente disponibile a subentrare. Nell'incontro tra l'assessore allo sviluppo economico della Regione Abruzzo Mauro Febbo, i sindacati e una delegazione dei lavoratori è stata anche avanzata l'ipotesi di corsi di formazione retribuiti da Regione per dare nuove prospettive lavorative e anche sostegno al reddito ai lavoratori. In campo anche la proposta di chiedere ad ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, di sospendere i mutui in essere dei dipendenti coinvolti nella vertenza. Sì, una piccola boccata di ossigeno che permetterebbe di avere un sostegno al reddito per questi lavoratori che oggi sono nel limbo purtroppo, non hanno una,
una figura giuridica dal punto di vista lavorativo che gli permette né di andare in cassa integrazione né di avere gli ammortizzatori sociali. Questa realtà, questo percorso formativo gli permetterebbe di avere comunque un reddito temporaneo che quantomeno darebbe ossigeno alle loro famiglie. Ipotizzabile un coordinamento tra le regioni per affrontare tutti insieme questa vertenza nazionale? Ma guardi, questa è una vertenza pesante perché riguarda 1800 lavoratori, sono dislocati in diverse regioni, io ritengo che questo possa essere fatto, anzi lo proporrò ai colleghi, anche perché magari ci possono essere delle richieste al di fuori di quelle che sono le richieste ufficiali degli ammortizzatori sociali, tipo per esempio quello di chiedere all'ABI la sospensione dei mutui, che credo che sia una richiesta che se lo facciamo insieme come complesso di regioni magari c'è più facile ottenerlo. Infine c'è chi spera di tornare a lavorare nel mercatone 1 nonostante tutto questo bailam, magari sfruttando la decisione di tornare all'amministrazione straordinaria e quindi allo stato dell'azienda precessione alla Shernon Holding, quando vennero decisi tagli sui contratti ed esuberi in Abruzzo, una ventina. Sempre sul centro distretti industriali, abbigliamento, vini e pasta, migliora l'export abruzzese, lo dice un report di Intesa San Paolo, male il settore dei mobili che cala dell'1,8%, Svizzera, Olanda, i paesi che acquistano di più, ma Cina e Qatar rallentano. E poi ancora, appello dei vescovi a Marsiglio, sì all'accoglienza dei migranti, gli 11 presuli chiedono inoltre di velocizzare le pratiche della ricostruzione post terremoto, il governatore ok, ma deve essere anche psicologica per le popolazioni colpite dal sisma. E ora le pagine di Pescara, così cambia la città di Pescara, Masci boccia il mercatino etnico, il tunnel serve per la viabilità, il primo cittadino elenca le sue priorità, opera inutile, i senegalesi andranno con gli altri ambulanti. Il mare, le ultime analisi dell'ARTA sono pessime, subito una task force per depuratore e scarichi. In attesa della proclamazione prevista per lunedì si lavora sui primi interventi e per rilanciare il turismo l'idea è di portare a Pescara i mondiali di pallamano. E poi ancora per la cronaca, Riviera, allarme, incidenti, due feriti gravi, drammatico incidente sul lungomare, ricoverati in rianimazione il 78enne che attraversava, il motociclista di 42 anni. E poi ancora legge sulle sigarette, tolleranza zero, sorpresi a fumare dai nassi in ospedale, scattano le multe, sanzioni di 55 euro a due visitatrici e a un addetto alle pulizie, i controlli proseguiranno a tappeto a tutela dei pazienti. E poi rogo in clinica, sopralluogo di 7 ore dei vigili, Villa Serena, proseguono gli accertamenti del nucleo investigativo, sospetti su un paziente ricoverato. E poi ancora via Bastioni, i commercianti, fa caldo, la merce va in rovina, l'appello degli operatori fuori dal 21 maggio e di Confcommercio, la struttura va riaperta prima, intanto scoppiano le prime tensioni tra ambulanti e contadini per il sovraffollamento in via Valerio. Il presidente Danelli, gli operatori vanno fatti rientrare appena terminata la tinteggiatura delle pareti, le rifiniture si possono fare nelle ore di chiusura. E poi ancora vicenda Naiadi, i nuovi gestori entrano il 13 giugno, si riapre a fine mese, si parte con piscina olimpionica e bar, previste le telecamere, nella stessa data tavolo in regione sul futuro dei lavoratori. E poi ancora questa parentesi legata agli ottimi risultati dell'Amatori Pescara di basket in Serie B, Pescara tutti pazzi per il basket, la passione alle stelle dopo 33 anni, eliminato Salerno, la squadra di Stefano Raiola vola alle finali di Montecatini per la promozione, migliaia di tifosi pronti a festeggiare il neo sindaco Masci, c'è una tradizione sportiva, tifiamo sempre. Poi qui troviamo una serie di pareri, intanto di una stella del basket pescarese, Malipo Miglio, al Pala Elettra ho visto una squadra con cuore e grinta, il neo sindaco Masci, emozioni infinite, è stata una partita entusiasmante. Poi l'ex gloria della pallanuoto pescarese, nonché allenatore del Pescara pallanuoto, Paolo Malara, ho seguito tutte le gare, il pubblico di Pescara ha fame di sport, l'allenatore Massimo Epifani, negli appuntamenti che contano la città c'è sempre, il professor Porretti, abbiamo un grande allenatore in panchina, sono ottimista. E poi l'ex DS Pescara Luca Leone, auguro tutte le migliori fortune alla società del
Presidente. E poi in basso, 1986, la Facar e quei 2500 tifosi a Caserta, il ricordo dello spareggio in campagna con il Cagliari, il tecnico Perazzetti, per noi fu un vero tripudio. Andiamo avanti, pagine di Montesilvano, gli albergatori, un piano che non si fermi all'estate, le richieste dell'associazione Alberghiamo ai nuovi amministratori comunali, sito web dedicato agli eventi, promozione sui social e segnaletica interattiva. E poi ancora, siamo a Città Sant'Angelo, giunta a 5 e deleghe assegnate a tutti i consiglieri, Perazzetti vara la squadra nel giorno del suo compleanno, tutte le paghe decurtate del 15%, e qui troviamo la squadra appunto con il neo sindaco Matteo Perazzetti, il presidente del consiglio comunale Antonio Plevano e poi il vice sindaco Lucia Travaglini e gli altri assessori comunali Maurizio Valloreo, Marcello Di Gregorio e Simona Rapagnetta. Proseguiamo, addio al preside Palazzoli, qui siamo a Francavilla, lutto in città e alla Michetti, lo storico dirigente della media di Viale D'Annunzio, aveva 83 anni, il dolore del mondo della scuola e della cultura, i funerali alle 15.30 a San Franco. E poi ancora, la regione riapra presto il reparto di geriatria a Penne, l'appello dell'associazione Salviamo l'ospedale all'assessore Veri a Pescara, pazienti sistemati nelle corsie, la soluzione con il San Massimo. Le pagine di Chieti, polizze irregolari, svolta nell'inchiesta, piscina in quattro sotto accusa per frode e finisce nei guai anche il vecchio gestore dell'impianto di proprietà comunale, il giudice ordina l'imputazione coatta. In basso, sempre per la cronaca, rifiuti in fiamme nella ditta Bellia, indagato, imprenditore accusato di incendio colposo, materiale accatastato nel piazzale, senza cautele. Avanti ancora con la festa dei carabinieri, dal generale Rocca agli eroi normali, l'arma in prima linea, alla Rebeggiani c'è anche l'ufficiale ferito dalle Brigate Rosse, blitz antidroga, impegno quotidiano, ecco tutti i premiati, qui una serie di scatti di questa festa che appunto si è svolta ieri a Chieti, più tardi vedremo il servizio. A Vasto, bomba al ristorante, attentato, altri due episodi intimidatori, l'avvocato figlio del titolare dello scudo danneggiato dall'esplosione ha denunciato ingiurie e telefonata anonima. Nicola Bosco dice: sono vicende legate al mio lavoro, confido nell'attività investigativa dei carabinieri. Poi ancora Pilkington, terzo incontro sugli esuberi a San Salvo, domani nuovo vertice per scongiurare 55 licenziamenti, le forze sociali prepensionamenti, strada in salita. Pagine di Teramo, il comune apre uno sportello lavoro, iniziativa con Fondazione Tercas, si occuperà di categorie svantaggiate, di chi non ha occupazione in età matura. E poi ancora D'Alberto, USR, non bastano 15 tecnici, il sindaco di Teramo si dice soddisfatto per il disegno di legge regionale ma ribadisce che la pianta organica ne prevede 50, ascoltiamolo, il primo cittadino di Teramo Gianguido D'Alberto. Sindaco D'Alberto, una buona notizia per Teramo, la regione ha sbloccato i fondi per l'assunzione di 15 dipendenti all'ufficio speciale per la ricostruzione, una buona notizia che si spera possa servire ad accelerare le pratiche. Una buona notizia, un buon segnale, ringrazio insomma per questa operazione da parte della regione che consente di dare risorse umane, personale appunto qualificato all'USR. Uno dei problemi centrali della ricostruzione ferma è proprio la lentezza dell'USR, la carenza di personale, quindi questa è una prima risposta che ovviamente può aiutare ad affrontare un problema legato alla gestione dell'ufficio, ma dentro il problema più ampio che è legato appunto alla necessità che vengano modificate le norme legislative che attualmente sono in discussione a Roma con la legge di conversione del decreto sblocca cantieri, su cui ad oggi non abbiamo ancora risposte diciamo così positive che vanno nella direzione che i sindaci, la gente, i territori
imprenditori chiedono dopo 2 anni e mezzo di emergenza che continua ad essere piena. Nella Regione abbiamo avuto questa risposta, ma direi che con la Regione e anche con il Presidente Marsiglio c'è un'azione congiunta, condivisa, proprio per segnalare, sollecitare, rappresentare a livello parlamentare, a livello governativo la gravità della situazione che stanno vivendo i nostri territori. Questa segnalazione che viene non solo ovviamente dall'Abruzzo ma da tutte le regioni del cratere sismico del Centro Italia, che pagano una sottovalutazione appunto a livello governativo, ad oggi purtroppo non ha avuto ancora la nostra risposta. Quindi la mobilitazione permanente che abbiamo avviato lunedì ovviamente prosegue e ovviamente seguendo quelli che sono i lavori dei parlamentari e l'azione del governo continueremo a far sentire la nostra voce, alzando assolutamente il livello del dibattito e della discussione, perché non possiamo più aspettare. Sul centro sempre a Silvi Valeriani, ripianeremo il disavanzo di 6 milioni, assicurazioni dell'assessore in vista del Consiglio per approvare il bilancio. Secondo la minoranza invece non ci sarebbero ancora le coperture finanziarie. Pagine dell'Aquila, sisma 2009, ossigeno per 124 aziende, tasse da restituire, proroga a dicembre. Nella serata di ieri, via libera del Senato all'emendamento Pezzopane, incomprensibile astensione di Forza Italia. È stata una battaglia unitaria del territorio per arrivare a una definizione positiva della vertenza, una votazione al cardiopalma, ha riferito appunto Stefania Pezzopane. E poi ancora la cronaca, ristoratore in coma, investitore arrestato, il 42enne in rianimazione travolto sotto gli occhi del figlio, il guidatore risultato positivo dopo i test su alcol e droghe. E chiudiamo con quest'ultima pagina, questa prima parte di Mattino 6, circolo PD, Piacente cambia la serratura. Siamo a Sulmona, l'ex sindaco Di Masci messo alla porta con tutto il suo gruppo, ma medita clamorose rivincite al prossimo congresso. Il commissario tira dritto: per noi è tempo di voltare pagine, di ricominciare a lavorare con impegno per poter avviare una stagione volta al rilancio del partito. Ci fermiamo dunque, ora previsioni del tempo, pubblicità e poi le pagine di Messaggero, La Città e altri servizi. Rientriamo con la seconda parte di Mattino 6, di nuovo buongiorno e siamo sul Messaggero Abruzzo. L'Aquila 10 anni dopo, anche l'economia terremotata, giù, occupati ed export, contraccolpi del 6 aprile 2009, nei dati del Centro Studi di Intesa il tasso di disoccupazione supera di 0,5 punti la media della regione, in calo del 39,5% le vendite verso l'estero, un dato in controtendenza rispetto al più 4,1 dei distretti regionali. E poi in basso, come detto, la festa dell'Arma dei Carabinieri, Carabinieri e Procure, piena intesa contro l'insidia delle mafie. Allora vediamo il servizio del TG6. Oggi la festa dell'Arma dei Carabinieri qui a Chieti, generale Cerrina, anche l'occasione per fare un bilancio, per parlare delle tante attività che l'Arma porta avanti nella nostra regione. Sì, ho tracciato un bilancio delle attività che portiamo avanti in sinergia con la magistratura, sotto la direzione e il coordinamento dei prefetti, in collaborazione con le altre forze di polizia. Attività che va dalla prevenzione, che ha portato dei risultati notevoli, alla repressione. L'Arma ha il punto di forza nella sua capillarità, 228 stazioni, 208 comuni in cui noi siamo gli unici presidi territoriali, il 77% dei reati denunciati in Abruzzo e Molise sono stati perseguiti dall'Arma dei Carabinieri e di tutti i reati scoperti il 60,2% sono stati scoperti dall'Arma dei Carabinieri. Questo è un risultato che ci riempie di orgoglio, anche se per fare questo i miei carabinieri abbiamo avuto 72 militari che hanno sofferto lesioni in attività di servizio. Generale, l'Abruzzo è una regione sicura e ancora un'isola felice? Non esistono isole felici in Italia, non esistono isole felici in Europa, non esistono isole felici nel mondo. Esistono forze di polizia, forze della magistratura, coordinate dai prefetti, che sono attenti a seguire tutti i fenomeni. C'è anche l'importante figura del carabiniere di prossimità a cui voi tenete in maniera particolare? Assolutamente, l'Arma è capillarità, l'Arma è prossimità, l'Arma è vicinanza anche ai ragazzi, come ha visto che sono qui presenti oggi. La legalità si insegna da piccoli. Tante le autorità presenti, le massime autorità oggi presenti qui a Chieti, la figura del carabiniere resta sempre un punto, un simbolo per il cittadino italiano. Certamente sì, è un'eredità che sentiamo tutti quanti molto pesante e speriamo di essere degni per portarla avanti. Grazie.
Siamo sempre sul Messaggero, cronaca di Pescara, sopralluogo decisivo a Villa Serena, in azione ieri i super investigatori del nucleo NIAT dei Vigili del Fuoco, acquisiti reperti preziosi per far luce sulla tragedia e l'ultimo atto di indagine prima dell'informativa finale alla Procura della Repubblica sulla morte dei due pazienti. Le analisi tecniche destinate a incrociarsi con testimonianze e indizi raccolti dai carabinieri, in arrivo i primi avvisi di garanzia. E poi ancora stretta del NAS sul fumo nelle corsie, 3 persone multate all'ospedale civile, controlli a tappeto dopo l'incendio causato da un mozzicone, addetto alle pulizie tra i colpiti. E poi ancora a piedi pagina, cure appropriate e risparmi, nasce la medicina di genere, l'Abruzzo firma il piano dalla conferenza Stato-Regioni a Narita Frullini, ogni persona avrà le terapie giuste. Proseguiamo, siamo sempre a Pescara, aria e mare migliori ma niente tuffi nella zona del centro, scontiamo l'effetto maltempo, la pioggia rialza i colibatteri tra via Leopardi e via Galilei ma spazza via le micropolveri, l'Arta celebra oggi in una scuola la giornata dell'ambiente, libera 2 tartarughe marine. E poi ancora in taglio medio, travolto mentre attraversa la riviera, il 76enne investito e grave in ospedale, ricoverato anche il motociclista, altro incidente alla Marina Sud. E poi ancora molestato in bagno dal custode, il racconto in aula di 4 giovani del Cuppari di Alanno non è bastato per alleggerire la posizione dell'accusato, uno dei testimoni ha riferito di una approccio sessuale a danno di un altro ragazzo, l'imputato resta in silenzio, sembra reggere in tribunale la versione fornita dalle 5 vittime dei presunti abusi nel convitto. E poi in taglio medio a penne, un lavoro a chi percepisce il reddito di cittadinanza, solo una settantina i beneficiari nell'area Vestina, l'assessore Petrucci prepara un piano per dare occupazione. Siamo alle pagine dell'Aquila, dalla zona rossa invalicabile si rinasce con le capsule spaziali, partita con grande successo Futura, oggi l'arrivo del ministro Bussetti, grande partecipazione studentesca, stelline luminose, computer e corpi celesti, l'astronauta Samantha Cristoforetti si collega, tra 15 anni manderemo su Marte un trentenne. Poi di spalla il sindaco è isolato, città senza bilancio, le opposizioni tuonano, rendiconto approvato in extremis e ricco di incongruenze. E poi ancora, sempre a L'Aquila, il Torrione tornerà a risplendere, presentato il progetto di riqualificazione finanziato dalla Fondazione Carispac che rivitalizzerà il quartiere. Sono previste anche pensiline per l'arrivo dei pullman, nonché l'illuminazione a faretti LED, indagini archeologiche. E poi ancora 480 giorni per restituire le tasse al Senato in extremis e con l'astensione di Forza Italia. Il passaggio. Siamo qui nella Marsica Silone, un mega finanziamento per Pescina, con 1 milione di euro la città cambia volto nell'ambito della ricostruzione dell'antica abitazione dello scrittore, interventi di archeologia, il rifacimento della storica torre con collegamento interno, previsto pure un belvedere sul Fucino, ci vorrà un anno per l'attuazione dell'importante intervento di valorizzazione del luogo. Pagine di Chieti, una cronaca di Chieti, scalo, strisce blu ancora gratis, si paga nei parcheggi coperti, l'amministratore di Teatri Servizi D'Amico, per adesso la riscossione è solo in contanti, i nuovi parcometri sono in fase di acquisto, le barriere sono alzate per garantire sicurezza, i cittadini lamentano ancora numerosi disservizi in seguito al cambio di gestione. Di spalla dai termini alla San Giustino, ecco 11 milioni in bilancio, i progetti adesso ci sono, possono finalmente iniziare tutti i lavori. E poi a Lanciano, 8 mesi al capo cantoniere assenteista, l'uomo era accusato di truffa per non essere andato a lavorare, assolto però in pieno dal falso e dal peculato, dovrà risarcire i danni alla provincia e pagare le spese, l'avvocato Consuelo Di Martino annuncia ricorso in appello, il 57enne venne seguito e fotografato dai carabinieri, ieri ha respinto gli addebiti. E ora nelle pagine di Teramo, ospedale emergenza
emergenza sosta, caos per dipendenti e utenti, calano i parcheggi, al personale resta il multipiano con 650 stalli a pagamento, posti insufficienti, la ASL replica, il problema trasporti non è nostro, il sindacato CGL, medici e infermieri impiegati devono attivarsi molto prima per essere puntuali al lavoro. Di spalla questo fatto di cronaca, anziano baciò bimbo al market, a giudizio un uomo di 76 anni accusato di violenza sessuale, l'avvocato non ha colpe, è malato di Alzheimer. E poi Giulianova, l'unico comune in Abruzzo che è finito al ballottaggio che si terrà questa domenica, ballottaggio, la sfida finisce in musica, Costantini chiude la campagna elettorale in piazza Buozzi con i neri per caso, critiche al commissario per la variante al piano regolatore, Buiani rinuncia ai ricchi e poveri, troppo cari, e in piazza Fosse Ardeatine porta le note di Battisti, sostegno dalla regione. Lasciamo il Messaggero, andiamo ora sulla città, siamo a pagina 3, pochi giorni per evitare il caro pedaggi, i sindaci tornano a protestare a Roma, il 30 giugno scade il congelamento ma Toninelli continua a non riceverli. E poi ancora, caso sblocca cantieri, Gran Sasso, Mose e Scudo, tutto risolto, il ministro Toninelli esulta, ma oggi c'è il voto decisivo al Senato su ricostruzione e acquifero. Toninelli è tornato ad assicurare che per la messa in sicurezza dell'acquifero c'è la copertura di 120 milioni. E poi ancora, si parla di scuole, in questo caso a pagina 6 e 7 della città, liceo artistico tutto nuovo grazie ai fondi del terremoto, ecco il progetto di demolizione e ricostruzione del Monte Tauti già elaborato dagli uffici della provincia. Parla poi il presidente della provincia di Teramo di Bonaventura, le scelte sulle scuole superiori verranno prese in maniera partecipata, al più presto convocherò un tavolo con dirigenti, professori, studenti e comune di Teramo per discutere insieme alla cittadinanza il nuovo approccio. Poi ancora, dopo il bilancio, la possibile aggiunta sotto la cenere, covano ancora allargamenti di giunta, malumori e aspirazioni personali, puntellare la parola d'ordine per il primo cittadino costretto a fare i conti con gli equilibri ad un anno dal voto. Pagina 10, entro l'anno nascerà lo sportello lavoro, il progetto di comune Fondazione Tercas servirà a sostenere le fasce più deboli della popolazione, fase 1 collegamento tra centri impiego e agenzie interinali, formazione e opportunità all'estero nel circuito Eures, poi nella fase 2 autoimprenditorialità, start up, ricerca fondi per il comune con attenzione alle fasce più deboli. Pagina 11, la CGL chiede omogeneità nei contratti ASL, precariato, subappalti, proliferazione dei trattamenti per Timoteo, è arrivato il momento di occuparsene e ce ne occupiamo anche noi con il servizio del TG6. Dura presa di posizione della CGL Teramo sul diffuso ed eccessivo ricorso alla pratica degli appalti negli enti pubblici, una situazione che avrebbe indebolito e impoverito tanti lavoratori. Il sindacato punta il dito soprattutto contro l'ASL teramana, all'interno della quale sono più di 1000 i precari tra lavoratori in appalto e interinali. Qual è la vostra ricetta per superare la precarietà? E partiamo dall'ASL, che ha una situazione molto evidente. Sì, noi abbiamo da tempo, insomma, ci stiamo battendo in maniera, diciamo, diffusa e convinta con una pluralità di iniziative per recuperare la precarietà, che abbiamo circa 1000 lavoratori che non sono dipendenti direttamente dall'ASL, ma svolgono lavori per l'ASL. Mi riferisco a quelli che sono i lavoratori degli appalti, subappalti. Proponete? Ma noi proponiamo appunto che ci deve essere un tavolo nel quale tutte queste attività devono essere considerate, cioè devono essere comunque trattate. La CGL Teramo sottolinea anche altri aspetti di difficoltà che vivono i lavoratori precari dell'ASL teramana, parcheggi a pagamento all'ospedale Mazzini, ma soprattutto il fatto di non essere regolarmente pagati dalle società che hanno in appalto i servizi. E poi c'è un altro problema, c'è il problema dei parcheggi. Sì, è un problema che attanaglia tutti i dipendenti della ASL, che sono costretti a arrivare circa 40 minuti, anche più, prima per poter trovare parcheggio, e si presentano sul posto di lavoro con uno stress psicofisico già importante. Quindi voi cosa chiedete all'ASL? Noi, una prossima iniziativa sarà quella di fare una raccolta firme tra i dipendenti, appunto per sensibilizzare l'ASL di fronte a questa problematica, sperando che i vertici dell'ASL, il buon senso,
penso di farci alla ASL, si prodighino affinché risolvano questa annosa problematica. E poi ci sono diverse società che hanno in appalto dei lavori, dei servizi, che prendono soldi dall'ASL ma non pagano regolarmente i lavoratori. Sì, ci sono società che hanno in appalto la ristorazione, le pulizie. Noi insomma, negli anni ci siamo dovuti confrontare con queste ditte che hanno vinto gli appalti e che insomma, la cosa minima è che hanno cercato di tagliare gli orari di lavoro. E poi insomma, abbiamo per l'ospedale di Sant'Omero ci fu una vertenza pesantissima perché la ditta che aveva in appalto le pulizie non pagava gli stipendi regolarmente, non le aveva un grosso arretrato e alla fine le lavoratrici per recuperare il credito hanno dovuto fare causa e quindi aspettare anni, pagare gli avvocati, è tutta una situazione che è inaccettabile. Sempre sulla città, spiagge sicure in 5 comuni teramani, sottoscritti ieri la presenza delle forze dell'ordine e i protocolli tra amministrazioni e prefettura. I comuni che hanno ricevuto i fondi sono Pineto, Alba Adriatica, Roseto, Silvi e Martinsicuro. Lo scorso anno a Giulianova è stata sequestrata merce per 34.000 euro, mentre a Tortoreto per circa 58.000 euro. Avanti a pagina 21 con notizie dalla Val Vibrata, nuovi mezzi e 30 assunzioni in vista dell'estate alla Polizia. Service. Gli utili di gestione hanno permesso di investire 1.200.000 euro in mezzi acquistati, società che si è dotata di 6 compattatori, 3 mini costipatori e un ribaltabile con una gru. Andiamo ora a Giulianova, come detto ci avviciniamo al giorno del ballottaggio, i toni si alzano in vista del voto di domenica, appello dei candidati di Tribuiani, scegliete l'onestà, Verdecchia, finto rinnovamento della Lega. Domenica i cittadini di Giulianova sono chiamati al voto per decidere il nome del sindaco tra Costantini e Tribuiani. Avanti ancora, sempre a Giulianova, il Giappone si aggiudica la 20ª edizione del Festival delle Bande, migliore banda da concerto i Leoncini d'Abruzzo, miglior costume per la rappresentativa messicana. Subito al lavoro Mario Orsini e Gianni Tancredi, lavoro appunto per organizzare la prossima edizione del Festival internazionale. E quindi a Roseto degli Abruzzi la maggioranza approva la variazione di bilancio, polemiche sul rinvio della mozione di Pavone e Marcone sulla bocciatura di quella di Ciancaglione e poi altri provvedimenti, nominato il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Partecipativo dell'Urban Center. E poi ancora a Silvi, l'amministrazione appunto di Silvi rischia di cadere sul disavanzo di bilancio, per l'opposizione di centrosinistra è probabile lo scioglimento del Consiglio, è palese che si sta cercando di scaricare sui consiglieri la responsabilità della mancata copertura. Andiamo ora a chiudere con le pagine dello sport, partiamo dalla città, argomento chiaramente la possibile cessione della Teramo Calcio, che però ha subito uno stop ieri. Teramo Calcio arenato, accordo arenato sullo stadio, Iachini irremovibile sull'offerta da 1,1 milioni, per Cantagalli è troppo poco ma è disponibile a trattare. Incontro rapido e fumata nera nello studio legale del legale Manuela Di Pasquale, è andato in scena un incontro cordiale che tuttavia non ha visto una modifica dell'offerta iniziale rispetto a quella formulata nei giorni scorsi. Come detto, tra poco più di un'ora ci sarà una conferenza stampa sull'argomento dell'ingegner Franco Iachini dopo il comunicato della Cantagalli Appalti di ieri sera. Andiamo ora a vedere le prime pagine delle testate nazionali prima di tornare su Centro e Messaggero. Vediamo la Gazzetta dello Sport, Milan nel segno di Zorro, c'è Boban, il ritorno a casa, un passo che coppia con Maldini, il croato voluto da Iliot si occuperà di politica e della parte sportiva ma anche il via libera della FIFA. E poi ancora di spalla, Eriksen se ne va dal Tottenham e l'Inter ci prova, Barella più vicino, rieccoci R7 Marziano, fantastica tripletta, battuta la Svizzera Portogallo in finale. Poi Buffon, niente rinnovo in Francia, Parigi addio, Buffon trova porte aperte, Italia o estero.
E poi ancora andiamo sulla prima del Corriere dello Sport. Non svendo Chiesa, Commisso parla da presidente Viola e avvisa le grandi. Buffon sul mercato, sotto la testata, come detto, non resterà al Paris Saint Germain. E poi di spalla Sarri, Juve, divide Napoli, Insigne e tradimento. Ronaldo favoloso tris, ma è bufera su Maiorga, anche se notizie dell'ultima ora, il ritiro delle accuse da parte della donna nei confronti di Cristiano Ronaldo. E poi ancora in basso Boban Milan si può fare, doping stop per Burns e Golden Gala notte show. Andiamo su Tutto Sport, che apre così Pirlo con Sarri. Agnelli vuole riportare il maestro alla Juve, gli ha offerto la panchina dell'Under 23 e quella della Primavera. E poi sotto la testata Milan sospeso, Toro imbufalito, l'UEFA aspetta il TAS, per adesso rossoneri in Europa, Buffon, PSG addio, Gigio verso Parigi. Rapidamente le pagine dello Sport di Centro e Messaggero. Ecco qui sul Centro, Rossi e Stendardo, fidatevi di Zauri, ufficializzata la promozione del tecnico in prima squadra, il consiglio dell'ex trainer del Palermo, sii sempre te stesso, l'ex compagno che ricordi in Champions a Madrid con la Lazio. E come detto in precedenza, questa mattina ci sarà la presentazione, definito anche lo staff del nuovo allenatore, Ruscitti sarà il vice. E poi ancora per la Serie C, Teramo fumata nera tra Iachini e Cantagalli, non c'è l'accordo tra l'ingegnere che sta rilevando il club e il gestore dello stadio, oggi l'imprenditore scioglierà le riserve, a rischio la trattativa con Campitelli. E poi ancora per il basket, amatori a un passo dalla A2, Poti zittiti gli scettici, Capitanelli che gruppo, eccoli qui, Poti è il capitano dell'amatori Capitanelli, appunto la svolta dopo un chiarimento di 90 minuti nello spogliatoio senza staff tecnico, dice Capitanelli, da lì è ripartita una squadra più coesa che ha ancora una gara da vincere. E poi le parole di Poti, c'è chi ci giudicava come un fuoco di paglia, così non è stato e ora cerchiamo quella vittoria che ci può portare nel nostro paradiso. E ora andiamo sul Messaggero Abruzzo, le due pagine di Sport. Pescara inizia l'era di Zauri, l'annuncio del club, oggi presentazione del nuovo mister e del suo staff tecnico, dalla Primavera alla cadetteria, con lui anche le promesse Marafini e Borrelli. E poi Teramo fumata nera dopo il vertice Cantagalli-Iachini. In basso notizie importanti anche dalla Serie D, Francavilla, patron Candeloro lascia, confermata l'intenzione al sindaco, De Cesaris smentisce il possibile interesse. E poi le parole del neotecnico dell'Avezzano, De Angelis, Avezzano faremo bene, lui il nuovo allenatore marsicano, viene dalle giovanili del Cosenza, prende il posto di Colavitto. E poi grande spazio al basket anche sul Messaggero, amatori last minute, adesso la Serie 2, Donofrio il vicepresidente, ragazzi eccezionali, abbiamo sofferto e gioito insieme, che soddisfazione un palasport così carico, ora tutti a Montecatini. E poi ancora per il basket di A2, Roseto arriva alla Ten, americano da Houston, gli Sharks aprono in anticipo la campagna di rafforzamento e il figlio d'arte di Monica Lamb. Per il futsal donne, gara 1, Montesivano perde 3-1 con Salinis. Noi chiudiamo qui questa rassegna stampa di Mattino 6, che torna domani mattina alle ore 8, vi ricordo l'appuntamento con il TG6 nelle tre edizioni principali delle 14, delle 19 e delle ore 23, vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera con il nostro settimanale Velo dedicato al mondo del ciclismo con la conduzione di Jacopo Forcella e la partecipazione del patron Luciano Rabottini. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata.